Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Era un po' che non pubblicavo qualcosa qui sul canale e questa mattina, approfittando di una bella giornata di ottobre, sono in giro a fare qualche foto qua sul lago di Comabio vicino a Varese. Ne approfitto per parlarvi un pochettino della mia attrezzatura fotografica. Su Instagram, infatti, qualche tempo fa vi avevo chiesto se vi poteva interessare un video appunto sulla mia attrezzatura fotografica e se avevate domande al riguardo. Quindi insomma, eccomi qui così a raccontarvi che cosa mi porto. Tra l'altro ne approfitto anche per testare il nuovo zaino che ho comprato. È il Lowair Pro Flipside 3 BP450AV. Mega sigla per dire insomma che comunque è uno zaino fotografico dedicato anche un pochettino al trekking, nel senso che possiamo stivare oltre all'attrezzatura fotografica, possiamo portare con noi anche qualcosina per affrontare la giornata. C'è lo spazio insomma per inserire i bastoncini piuttosto che appunto il mangiare, la giacca eccetera. Poi è dotato anche di rain cover, quindi possiamo affrontare anche qualsiasi condizione meteo. Se venite qua sul lago di Comabio, però la passerella di legno risulta ancora inagibile, è da tanto tempo che è chiusa e mi sa che per lungaggini burocratiche, probabilmente questione di soldi, sarà chiusa ancora per un bel po' di tempo. Peccato perché è molto bella da fare. Ma sì, dai, scavalchiamo e non lo diciamo a nessuno. Piccola premessa prima di cominciare il video: l'attrezzatura che vedete è quella che posseggo, ma che chiaramente non è tutta l'attrezzatura che mi porto sempre durante le uscite in montagna, i trekking, i viaggi, piuttosto che i lavori. Se faccio un'uscita in montagna, magari mi porto dietro macchina fotografica, il drone, però chiaramente lascio a casa tutto, magari una serie di attrezzature che chiaramente non mi servono. Al contrario, se magari sono via per qualche lavoro, come ad esempio quello delle Marche, vi lascio il link qui in alto nelle schede, chiaramente sono un pochettino più carico di materiale. In generale, comunque, durante le uscite in montagna o i trekking, la macchina fotografica la porto sempre, ad esclusione di quando vado a fare ferrate oppure arrampicate. In genere tutti i video sono girati o con la GoPro che mi sta riprendendo adesso oppure con il cellulare. Sono arrivato in fondo alla passerella, fortunatamente non è crollata, quindi tutto a posto. Adesso si riprende il sentiero sulla ciclabile. Bisogna semplicemente scavalcare un attimo, ma si fa. Se fino ad oggi infatti l'attrezzatura fotografica la trasportavo in un normalissimo zaino da trekking, la inserivo dentro all'interno di quelle buste a scompartimenti a strappo, comunque magari vi lascio un paio di modelli qui sotto in descrizione con cui mi sono trovato bene, adesso mi sono comprato appunto questo zaino fotografico e devo dire che è tutta un'altra cosa. Avere uno zaino fotografico vuol dire avere tutta la propria attrezzatura ben ordinata, separata, e per me, che sono assolutamente disordinato, è davvero una manna dal cielo. Essendo poi anche dedicati a trasportare attrezzatura di un certo valore, insomma, evitiamo così che magari buttando lo zaino su una roccia involontariamente, insomma, tutto quello che c'è dentro, insomma, non vada a rompersi. Questo Low Pro, non so se si dice così, appunto è il modello Flipside Trek BP450AV, AV sta per All Weather,
infatti ha, come vi dicevo, all'interno anche la sua rain cover. E molto bello perché ha una tasca frontale, ha una tasca superiore decisamente capiente e poi sul retro ha tutta la tasca con il vano principale dove poter accedere alla nostra attrezzatura fotografica. Inoltre sui lati ha due retine per ad esempio trasportare il cavalletto con i gancini con i lacci di sicurezza, oppure ad esempio anche trasportare la nostra acqua nella nostra borraccia. La fascia lombare inoltre è dotata di due comode taschine per ad esempio riporre magari il cellulare, barrette energetiche eccetera. E adesso andiamo a vedere un pochettino la ciccia della mia attrezzatura fotografica. Come vi dicevo, allo scompartimento principale si accede dal retro, quindi dallo schienale, quindi non ci sono cerniere laterali che magari anche in ottica di un viaggio magari vi potrebbero fregare la vostra roba. Quindi si apre e qui c'è tutta la nostra attrezzatura. Non sempre durante le mie uscite mi porto tutto quello che andiamo a vedere oggi, ma di volta in volta valuto cosa portarmi e cosa lasciare a casa, chiaramente per andare a risparmiare, a ridurre il peso e gli ingombri. Cominciamo con il drone. Io utilizzo un DJI Mavic Mini 2, è un drone che sta sotto i 250 grammi di peso, quindi non necessita di un patentino. In realtà io ho il patentino A1 A3, quindi anche per pilotare droni dal peso superiore, anzi adesso sto valutando anche di fare il patentino A2. È molto leggero, piccolino, facile da trasportare, sta veramente ovunque. Ha una buona autonomia di volo perché siamo indicativamente intorno ai poi 20 minuti effettivi di volo dopo tutte le procedure insomma di decollo e atterraggio, quindi assolutamente approvato. Quindi drone, chiaramente con me ci sono sempre anche le batterie, ho altre due batterie oltre a quella inserita nel drone. Io ho preso la versione Flymore Combo, quindi anche il suo caricabatterie dedicato, e poi chiaramente il radiocomando. Nello scomparto superiore abbiamo la mia macchina principale, è una Fujifilm XT20 con montato il 18-55 2.8-4, se non sbaglio, sì, 2.8-4, e è la macchina che uso principalmente per fare le foto. È dotata di un cage per chiaramente andare a migliorare il grip, la presa, oltre ad avere qua così anche una staffa L per andare a proteggere le connessioni e soprattutto il microfono che normalmente aggancio sopra. Questo qua è un Rode Video Micro, la qualità è buona, è un microfono direzionale con il suo gatto morto, quindi anche quando c'è vento l'audio diciamo è discreto. Inoltre è agganciato con queste clip a sgancio rapido della Peak Design, sono davvero comodissime, quindi in un attimo possiamo agganciare e sganciare la nostra tracolla. Sotto qui abbiamo la piastra per poter utilizzare la clip da spallaccio che vedete sempre nei miei video, quindi normalmente questa camera non ce l'ho all'interno dello zaino, ma ce l'ho agganciato allo spallaccio, quindi per essere pronta in qualsiasi momento. Secondo obiettivo che mi porto in giro è un obiettivo zoom, sempre di Fuji, è un 55-200-35-48. Chiaramente questo qua è un obiettivo zoom per chiaramente andare a magari fare quelle foto un pochettino più da lontano, magari anche ad animali. Comunque anche nella paesaggistica lo utilizzo con grande soddisfazione, quindi secondo obiettivo. Il terzo obiettivo che ho, ma questo qua è più uno sfizio, è un obiettivo vintage, infatti completamente manuale, ed è questo, è un Helios 44, è un 58 mm f2, è conosciuto per il suo bokeh un pochettino particolare con questo effetto swirly. Ogni tanto qualche foto di ritrattistica con questo obiettivo rende bene, ecco. Questo obiettivo è un obiettivo M42,
quindi con un attacco, non è un attacco a baionetta ma è un attacco a vite, quindi ho dovuto comprare un adattatore, questo qua è della K&F, davvero molto molto buono, tutto in alluminio, quindi grande resistenza. Per sempre scattare foto, girare video, utilizzo la GoPro che adesso mi sta riprendendo. È una GoPro Hero 9, l'ho presa l'anno scorso, non ho intenzione di passare alla 10 perché questa qua va più che bene, mi trovo benissimo, ha qualche problema di stabilità del firmware, quindi ogni tanto si blocca, ma questo purtroppo è sempre un problema di tutte le GoPro. La GoPro poi è montata con un attacco a sgancio rapido su un GorillaPod che è sempre con me perché è decisamente comodo per poter essere posizionato ovunque con queste gambine qua così che si possono deformare, quindi assolutamente comodo. Come cellulare utilizzo un Huawei P20, ormai diciamo che alla frutta non ne ha più, anche perché c'è la lente della fotocamera dietro che è rovinata, quindi a breve non so ancora esattamente cosa prenderò, ma dovrò cambiarlo. Come tutti gli zaini fotografici, anche questo è compartimentato da questi divisori a strap, ma qui abbiamo in più anche una chicca perché alcuni di questi divisori contengono delle taschine. Infatti, ad esempio, qua così abbiamo questa taschina dove ho ad esempio qua le batterie della GoPro, mentre in questa ho le batterie di ricambio per la macchina fotografica. La terza macchina che utilizzo, questa è più uno sfizio, è una istantanea, è sempre di Fujifilm, è una Instax Mini 9 e ho deciso di portarla con me perché voglio creare, diciamo, un album fotografico di tutte le croci di vetta, le vette che raggiungo e i posti che visito, insomma, diciamo una cosa carina come da tenere come ricordo. Quindi istantanea, poi ho con me anche la Insta360 One X, questa qua è la prima versione e questa la utilizzo quando ad esempio vado in mountain bike, sci e voglio riprendermi, diciamo, in terza persona. Vengono fuori dei video davvero carini con un'inquadratura e una prospettiva assolutamente differente. Poi abbiamo un piccolo pannello LED da agganciare sopra la macchina fotografica, infatti c'ha il suo aggancio per la slitta, eventualmente possiamo agganciargli altri accessori. Questo comodo magari se sono all'interno, che ne so, di una grotta, piuttosto che voglio fare delle fotografie con una certa luce, perché si può regolare sia l'intensità e la temperatura colore, ma possiamo anche decidere di passare in modalità RGB, quindi scegliere tutta una tonalità e una potenza di colori giallo, arancione, verde, fucsia, insomma quello che vogliamo. Infine, questi però me li porto dietro solo se faccio video, interviste. Microfoni, questi sono della Sinco, sono due trasmettitori e un ricevitore wireless da abbinare chiaramente alla macchina fotografica per avere un audio più pulito di chi viene intervistato. C'è sempre il suo case, chiaramente questi sono dotati anche di microfono lavalier piuttosto che gatti morti da agganciare sopra. Non bisogna avere chiaramente ostacoli tra noi e il trasmettitore, però la qualità è buona e costano poco. Poi qui sulla chiusura del vano dello zaino abbiamo tutta una serie di taschine dove ci sono custodite all'interno, eccolo qua, le mie memory card. Per uscite giornaliere normalmente non mi porto memory card esterne, sono più che sufficienti quelle contenute nel drone, macchina fotografica e GoPro. Se faccio uscite di due o più giorni, assolutamente sì, mi porto qualche memory di scorta, perché i giga di materiale sono sempre tanti che mi porto a casa. Passiamo adesso alla tasca frontale. Qui abbiamo all'interno un'ulteriore taschina con, allora, un power bank per ricaricare, non so, il cellulare piuttosto che macchina fotografica e GoPro con i suoi cavetti. Ho qua così una scatolina con un filtro ND1000 da utilizzare sul 18-55 per lunghe esposizioni. E poi qua dentro ho un altro filtro, questo lo utilizzo per i video
è un filtro con i suoi anelli adattatori step up, è un filtro ND variabile. Serve sostanzialmente per avere una riduzione di stop della luce che entra nell'obiettivo per mantenere insomma la regola FPS otturatore. Quindi appunto girando il filtro questo si scurisce e si schiarisce proprio per andare a far entrare meno luce nella macchina fotografica. Infine lo zaino è dotato di uno scompartimento anche per portarsi dietro un iPad. Chiaramente non me lo porto mai in montagna, ma se mi capita di fare un viaggio o comunque uscite di lavoro, è sempre comunque comodo averlo dietro. Qui abbiamo anche un'ulteriore tasca, molto, molto capiente anche questa, ci tengo il portafoglio, le chiavi, ci sta anche una camel bag da un paio di litri, quindi di spazio ne avete. Superiormente poi c'è la chicca di questo zaino perché c'è un altro scompartimento davvero molto capiente dove normalmente mi porto dietro la giacca piuttosto che metto dentro il cibo, kit di pronto soccorso, eccetera, eccetera. Però in questo caso, visto che stiamo parlando di attrezzatura fotografica, ho altre due cose. La prima è questa bustina. In questa bustina c'è diciamo il kit benessere della nostra macchina fotografica, nel senso che abbiamo tutto quello che è dedicato alla pulizia, quindi la pompetta, liquido per pulire le lenti, un pennellino e dei pannetti in microfibra. È della Gobe. Comunque il link lo trovate eventualmente qui sotto in descrizione, è anche molto bello come, non so, regalo per qualcuno che è appassionato di fotografia, ma anche attento all'ambiente, perché la busta è realizzata in un cartone, credo che sia, una specie di cartone molto resistente, anche il pennellino è in bambù e se lo acquistate costa meno di 30 euro. Comunque andate come, diciamo, politica Gobe a riforestare alcune aree del mondo, in questo caso acquistando questo kit andate a contribuire a piantare 5 alberi. Carino e ci sta. Inoltre, vabbè, qua ho la mia custodia degli occhiali e poi non sempre, chiaramente anche questo me lo porto dietro perché è pesante solo in qualche lavoro particolare, come ad esempio lo vedete nel mio video sulle Marche che sono andato con Marika, il gimbal. Questo è un Ronin SC, quindi ideale per la mia macchina fotografica che non pesa tantissimo. Quindi gimbal e il suo treppiedino si monta, si apre, poi chiaramente ha tutti i suoi sblocchi. Qua si monta sopra la macchina fotografica e mi permette di avere diciamo delle riprese super stabilizzate per magari quelle che sono interviste o lavori particolari. All'interno c'è un'ulteriore taschina, come vedete, dove poter mettere insomma magari documenti con anche un laccino per agganciare magari le nostre chiavi. Bene, è tutto. Ah, ok, qua sul lato generalmente io monto un cavalletto, questo qua è proprio un cavalletto cinesissimo da 15 euro, dovrò comprarmene uno nuovo, vedremo. Parlando un attimino di macchina fotografica e obiettivi, su Instagram mi avete chiesto come mai ho scelto, diciamo, l'ambito, il Corredo Fujifilm. Uno, per una questione di costi, non potevo spendere, per una Sony. Soprattutto poi anche le lenti costano una fucilata se si vuole una certa qualità, quindi Fujifilm era decisamente più economica. La mia macchina fotografica adesso ha 3 anni e mezzo e due anche per una questione di pesi e ingombri. Le macchine Fujifilm hanno un sensore APS-C, quindi un sensore più piccolino rispetto ad esempio a Sony, ma anche Canon o Nikon che montano un sensore full frame più grande, ma soprattutto anche una questione di ingombri delle lenti. Questo è uno zoom 50-200 e come vedete sta nel mio palmo della mano, quindi molto molto leggero. Anche lo stesso 18-55 montato
è davvero piccolino, quindi tutto il sistema è davvero molto comodo da trasportare, pesa poco, e per me che comunque sono in giro in montagna, faccio trekking eccetera, è una gran goduria. Mi avete anche chiesto se ho intenzione di fare un upgrade della mia attrezzatura fotografica. Allora, per quanto riguarda il corpo macchina, io ho, come vi dicevo, una XT20 che appunto mi trovo molto bene, poi è davvero fighissima, questo colore qua così argento, poi con tutte le ghiere, insomma un po' stile vintage, mi trovo bene. Lato foto assolutamente, lato video ha diciamo qualche mancanza, però comunque si riesce a tirare fuori assolutamente quello che si deve. Ho intenzione di comprare una nuova lente, vedremo a Natale, speriamo, il 10-24 mm f4, quindi per avere un pochettino più di grandangolo nelle foto paesaggistiche. Poi per il resto sono coperto. Un'altra domanda che mi avete fatto, anzi me l'ha fatta Riccardo, tra l'altro anche lui ha un bellissimo canale YouTube, vi lascio qui sotto in descrizione insomma il suo riferimento, dove porta recensioni di attrezzatura, zaini, scarpe. Lui fa anche trail running, quindi andate a vederlo. Mi ha chiesto che computer uso, che cosa uso per editare. Allora, io ho un assemblato, me lo sono costruito, me lo sono assemblato da me, e è un computer con un processore AMD Ryzen di prima generazione 1600, se non sbaglio. Comunque è un 6 core 12 thread, ha 32 giga di RAM e una scheda Nvidia 1080. Quindi riesce a macinare abbastanza bene qualsiasi tipo di file, certo magari sui file 4K più pesanti, magari con codifica H.265, magari così ogni tanto lagga e scatta un attimino, però magari uso i proxy perché edito con Premiere e assolutamente nessun problema, va via ancora per qualche anno, farà il suo dovere. La cosa bella di questo laghetto è che ci sono anche tutti i fiori di loto. Adesso sono ancora in fiore, nonostante è praticamente fine ottobre. Chiaramente poi a tutto questo che vi ho fatto vedere bisogna aggiungere durante il viaggio, comunque le uscite di più giorni, cavetti, cavettini, caricabatterie. In genere mi porto anche un hard disk portatile per fare il backup delle foto e dei video. Insomma, di oggettini da mettere nello zaino ce ne sono parecchi. Comunque, di tutti i prodotti che vi ho parlato vi lascio il link qui sotto in descrizione, e chiaramente se acquistate attraverso i miei link anche prodotti che non c'entrano niente con la fotografia o l'outdoor, a me va una piccola commissione che andrà a sostenere il canale. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like se volete, scrivere un commento qui sotto, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Comunque cammina e cammina, alla fine praticamente 13 km.